Siamo in Val Chiusella. Oh, che sorpresa! Siamo usciti dalla nebbia. Ma che spettacolo! Andiamo su di qua. Sentierino ripidino, ino. Allora. Siamo in Val Chiusella. Qui è ancora Piemonte. Proprio la prima. Siamo circa 1900-2000. La nebbia l'abbiamo forata e adesso c'è questo grande spettacolo, si è aperto. Veramente. Doveva essere una giornata così, ma a quanto pare sta diventando una bella giornata. Adesso qua sentiero capire dove va, è duro ma noi lo seguiamo. Si chiama sentiero dei mufloni questo, bellissimo. Ci faccio ancora un giro su sto mare di nebbia che è la fine del mondo. Va la fatica venire fin qua. Siamo partiti da 1300. Siamo passati. Abbiamo guardato il torrente, non a nuoto. Abbiamo guardato il torrente, seguendo il sentiero. Siamo passati dall'altra parte della valle. Guarda che spettacolo. Mamma mia, che roba. Eravamo di là, là in fondo, dove ci sono quelle baite. Si fa fatica a vederle, si sono mimetizzate. Siamo venuti su di qua. Adesso c'è un po' di neve. Siamo riusciti ad arrivare e a seguire il sentiero perché il Nando ha usato il suo fiuto. Nando Tamia trova una trifola anche. Guarda. Guarda che spettacolo. Saltino! Tutta la valle con le nuvole, eccolo là il sentiero che si vede bene adesso. Si vede bene. Bello, una favola. Atarché. Grand Hotel Val Chiusella. Sentiero dei mufloni. Aio! E qui c'è dall'altra parte. Che spettacolo. Vado, se no mi si fredda il pranzo. Su. Bel ristorante questo qua. Il servizio lascia un po' così desiderare, ma bel ristorantino. Che roba. Questo mare di nebbia. Dall'altra parte c'è la Val Soana. Valle chiuse, molto strette. Su di lì adesso abbiamo visto vedere una piccola valanghina. Sotto abbiamo guardato il torrente. Bel posto. Molto bello. Adesso poi scenderemo da quella parte di lì, passiamo sotto dove ci sono quelle torri lì proprio in centro all'inquadratura, poi vediamo come va perché non ci sono mai stato ancora. Dai, ci vediamo dopo. Piccolo sguardo a questo mare di nebbia che c'è sotto, che si sta dissolvendo. Bello, un spettacolo proprio per davvero. Sentierino notevole, proibito cadere giù, adesso andare, tendamento. Abbastanza pendenze, sotto c'è un paesino, una meraviglia. Boh, salvo novità esagerate, ci vediamo alla prossima escursione. Secondo me meritava ancora una panoramica. Abbiamo trovato questo punto panoramico qua, in fondo alla Val Chiusella, prima di immergersi nella nebbia. Adesso
ci siamo fermati un attimo, tanto è presto. Incredibile, c'è Canoma, 12 di novembre, maniche corte, ma robe da matto. Si sta bene. E sotto mi sa che c'è la classica giornata padana, grigia, va bella. Ale, ci vediamo dopo.